Ma buonasera, miei piccoli mercenari, perché sono davanti al mio ultimo video. Rispondo ai commenti di un disagiato perché questo video mi è stato segnalato, ovvero mi è stato segnalato per la musica di sottofondo. Musica di sottofondo che io avevo preso da qui. No? No, copyright sound. Uno, insomma, diciamo che si sente quasi sul sicuro di andare a scaricare la canzonetta e di inserirla appunto nei propri video. Ma io non sono stata segnalata da No Copyright Sound, sono stata segnalata appunto da questi sfigati che si chiamano Rote Note, no? Music Distribution, vabbè, quello che è. Non voglio neanche star qua a parlare, non ho ben capito cosa c'entrino loro con No Copyright Sound. Forse distribuiscono questi pezzi di No Copyright Sound su altre piattaforme? Può essere. Sa di fatto che comunque in realtà non è che sia successo qualcosa, perché l'avvertimento è questo, no? Il proprietario di un copyright che utilizza ha rivendicato del materiale presente nel tuo video. Questo non è un avvertimento sul copyright, quindi insomma non succede nulla all'account. Infatti dice: il proprietario del copyright riceve le entrate generate dagli annunci pubblicati sul tuo video o le statistiche relative alle visualizzazioni del video. Allora, io non ho pubblicità nei miei video, ma è probabile che queste pubblicità vengano inserite. Ovviamente non da me, ma da questo stronzo. Quindi io che cosa ho fatto? Cioè, è in fase di elaborazione. Ho rimosso il pezzo di questa musica che si trova all'interno del mio video, perché sinceramente mi sembra una presa per il culo. Cioè, è praticamente inutile che esistano questi canali, no, Copyright Sound, dove ti chiedono soltanto di ricordarti di inserire il link da dove hai scaricato la canzone, se poi ti arriva una violazione di copyright da questi pezzi di merda, perché secondo me sono dei pezzi di merda. Queste cose secondo me vengono fatte apposta perché un giorno questa musica che si utilizza per i propri video venga rivendicata e quindi ci guadagnino. Però YouTube a quanto pare dà la possibilità di rimuovere la musica di sottofondo. Io d'ora in avanti non prenderò mai più musiche di sottofondo di questi signori, perché sono delle prese per il culo, fondamentalmente. Quindi a questo punto mi apro il mio bel garage band, mi faccio il mio pezzettino di musica e sono sicura che nessuno mi verrà a rompere i coglioni. Ecco, perché non è tanto il fatto della rivendicazione, no, del copyright, perché se io inserisco, cioè io a questo punto inserisco una qualsiasi canzone che si può inserire, però di artisti anche famosi, che sono quantomeno canzoni belle, e se ci guadagnano chi se ne frega. Ma se ci deve guadagnare qualcuno che ti prende per il culo, che ti dice questa musica non è protetta da copyright, puoi scaricarla, e poi ti arriva la notifica, sinceramente mi viene soltanto da dirvi: andate a cagare, siete degli sfruttatori, siete dei mercenari e basta, non siete nient'altro, perché a sto punto scrivete che ci può essere una rivendicazione di copyright senza usare questi siti come specchietto per l'allodole. Poi sinceramente non ho capito chi cavolo sono questi qua, sto Rote Note, non ho capito che cosa fa esattamente. So soltanto che ha 1532 iscritti, un sacco di visualizzazioni, almeno in questo. Comunque probabilmente distribuisce i pezzi di chi insomma in qualche modo chiede appunto la distribuzione del proprio materiale. Quindi credo che questi, no, Copyright Sound si siano rivolti a loro, anche se qui non vedo nulla riferito a questi tizi. Assolutamente non vedo nulla. Quindi, che dire, non scaricate più i pezzi di questi signori che su YouTube
dicono di offrire la loro musica tranquillamente senza eventuali richiami di copyright, perché poi dopo vi ritrovate gente che sfrutta magari i vostri video, magari qualcuno che ha più visualizzazioni di me gli potrebbe anche dare certi introiti. Io non ho tutte queste visualizzazioni, però sinceramente gli introiti non glieli do lo stesso, perché questo secondo me è molto ma molto scorretto. Va bene, detto ciò, vi saluto e al prossimo video.